Dunque, Franco, la mia prima domanda è: che cos'è The Summit e come è nata l'idea di fare un documentario? Allora, The Summit è un film documentario, inchiesta sul G8 di Genova del 2001. L'idea è nata perché ci siamo resi conto che in realtà non... inchieste sull'argomento, inchieste vere e proprie, approfondite, non erano mai state fatte, sono state fatte dalla magistratura, perché tutti i processi che sono stati celebrati si occupano di un piccolo, di un episodio, insomma, del G8. Non c'è stato mai un processo al G8, ai fatti del G8. Non se ne è occupato il Parlamento, perché la commissione d'inchiesta non è stata messa su. I giornalisti hanno fatto soprattutto reportage, ogni tanto hanno fatto qualche inchiesta, ma abbiamo ritenuto non sufficientemente approfondite. E quindi, insomma, visto che avevamo degli elementi già di partenza, di novità da poter raccontare, bisogna cercare di capire meglio queste cose e raccontarle per far capire alla gente cosa è realmente accaduto. Puoi anticipare qualche elemento di novità che avete portato, insomma, con il film, che tra l'altro uscirà nelle sale proprio questi giorni? Sì, allora, innanzitutto il fatto che noi trattiamo il G8 come un evento internazionale e non italiano. Viene adesso sempre trattato come un evento, sempre stato trattato come un evento molto italiano, come una questione di politica interna, di polizia italiana e così via. Mentre invece noi diciamo il G8 è un evento internazionale, è stato coperto dal punto di vista dell'ordine pubblico da una regia internazionale. È stata questa regia è stata messa su un anno e mezzo prima del G8, e per un anno e mezzo le forze dell'ordine si sono, non solo italiane, di tutto il mondo, si sono addestrate e preparate per quel G8. I manifestanti presenti in piazza, sia i manifestanti, diciamo, normali, del Social Forum, sia i Black Bloc, erano in buona parte stranieri. Quindi abbiamo trattato da un altro punto di vista. In più abbiamo novità sul caso Giuliani, abbiamo novità sui Black Bloc, sul come è stato gestito l'ordine pubblico in piazza, su alcuni eventi che si sono susseguiti in quei giorni a Genova. Perfetto, infatti, correggimi se sbaglio, so che esiste un documentario molto approfondito, credo prodotto in Germania, sulla Diaz in particolare. Sì, Lo conosci? Che cosa ne pensi? è molto bello, solo che sulla Diaz, Chiaro, sempre chiaro. un episodio. Allora, io il ragionamento che abbiamo fatto è scorporare un singolo episodio del G8 da tutto quanto il resto non fa capire nemmeno quell'episodio stesso, perché è immerso in qualcosa che è accaduto per 3 giorni, che a sua volta è immerso in qualcosa che stava accadendo oramai da 2 anni. E che riguardava il destino del nostro pianeta, perché poi di questo si trattava. I grandi della Terra volevano un tipo di globalizzazione, diciamo quella finanziaria, chiamiamola così, del mercato finanziario e così via. Il popolo, insomma, la gente voleva una globalizzazione sostenibile, ovvero che tenesse conto delle esigenze degli esseri umani e della natura che in cui abitiamo. E dal G8 di Genova c'è stato lo scontro finale e, proprio, dico io, ha prevalso l'idea finanziaria e mercantilista della globalizzazione e hanno perso lì. Infatti ti volevo chiedere che cosa è successo poi, cosa è rimasto del patto di lavoro che poi è diventato il Genoa Social Forum e poi più in generale il movimento NeoGlobal che è nato a Seattle dopo quello che è successo a Genova. Poco o nulla, nel senso è stato disintegrato in quei giorni di luglio a Genova. Ovviamente non è che sono spariti tutti, poi si sono continuate a fare dei forum internazionali, manifestazioni e così via, ma non è più la stessa cosa, nel senso quello che è stato fino al 21 luglio del 2001 è sparito dopo quel Chiaro. giorno. Quindi che cos'è successo realmente a Genova in quei giorni? Insomma, le colpe non stanno mai né da una parte né dall'altra, si dice, ma da quello che è emerso durante le vostre ricerche,
Dove starebbero? Dietro, davanti, nel mezzo? No, nel mezzo no, perché insomma ci stanno delle colpe molto gravi da parte delle forze dell'ordine, delle colpe anche in qualche modo da parte dei manifestanti, però di diverso livello, anche tra manifestanti e manifestanti. Diciamo che da quello che è emerso, una parte di chi stava in piazza, ovvero le tute nere, i Black Bloc, sono conniventi rispetto a quello che è successo nei pestaggi nel massacro di Genova. Il resto della gente che è scesa in piazza ha protestato in maniera ci sono anche insomma, molti che anche a un certo punto in maniera violenta hanno reagito alla polizia. In realtà si è trattato di una reazione dal mio punto di vista sbagliata, perché io sono un pacifista, cioè sono contrario a ogni forma di violenza. Però, visto che esistono queste persone, esistono persone che se aggredite rispondono. La bravura, se così si può chiamare, di chi ha innescato tutto ciò, è sapere cogliere nel fallo queste persone e far sì che queste persone in qualche modo reagissero. E questo è quello che è successo, insomma. Se ci può essere una colpa, è sicuramente una colpa, no? Diciamo da gran parte dei manifestanti che poi hanno esercitato una qualche forma di violenza, ci sono la colpa della reazione, della difesa. Ecco. Chiarissimo. Il movimento No Global, nel suo insieme si faceva portatore, specialmente in quei giorni, di istanze con lo scopo di portare comunque all'attenzione del mondo alcune problematiche molto precise, tra cui anche la non sostenibilità del sistema economico. Si potrebbe dire col senno di poi che, insomma, avevano ragione. Sì, hanno perfettamente ragione, perché una cosa che sosteniamo noi con forza è la crisi che in questo momento si sta vivendo a livello globale: mancanza di lavoro, chiusura di aziende, stati che rischiano di fallire e così, e banche che rischiano di fallire e così via, è frutto delle decisioni prese il 19, 20 e 21 luglio a Genova, perché quei giorni lì a Genova si è deciso questo, si è deciso un certo modello di sviluppo, che è lo sviluppo che è come se avesse caricato il pianeta su un treno senza fermate, lanciato a una folle velocità contro il muro della crisi finanziaria, della crisi globale, insomma. Quindi avevano perfettamente ragione. Hai citato prima, giustamente, la questione della disintegrazione, del movimento No Global, che è stata tra l'altro osservata da molti. Pensi che ci sia stata una strategia voluta e precisa per delegittimarlo? E se sì, perché? Sì, penso che sia stata una strategia voluta e precisa, perché per le cose che ho detto prima, ovvero a Genova si è combattuto la battaglia finale di uno scontro che era iniziato 2 anni prima a Seattle tra due modi di vedere il futuro. E in questa era una battaglia in cui non ci sarebbero stati prigionieri, sarebbe deceduto uno dei due modelli. Anche qui, insomma, l'abilità di chi ha gestito l'ordine pubblico è stato proprio quello di riuscire a far morire il modello sostenibile di sviluppo. Pensi ci siano state anche delle concause interne al movimento che hanno portato a questa progressiva disgregazione? No, più che altro con cause interne precedenti a Genova, ovvero come spesso accade nei movimenti molto variegati. In alcuni casi non c'era unità, si lasciava paradossalmente troppa democrazia interna, e quindi l'incapacità di gestire, anche nella democrazia più aperta, esiste la polizia, esistono le regole e così via, se no ci sarà l'anarchia. Ecco, il movimento in alcuni momenti era un po' troppo anarchico, quindi era facilmente penetrabile a chi gli voleva del male, e quando si è trattato di fare, come doveva essere a Genova, insomma, fronte unito, in qualche modo si è sfaldato, perché ci stavano componenti esterne che non sono state emarginate come Black Bloc dal movimento, non è stato approntato nessun tipo di servizio d'ordine, insomma, si è andati
come se si fosse andato con i coltellini da tasca contro i carri armati. Chiarissimo. Questo ci stanno delle grosse responsabilità di chi gestiva quel monumento. Chiarissimo. Dopo la scomparsa, chiamiamola così, dopo la disgregazione del movimento, passato un periodo di relativa calma, abbiamo visto la comparsa di diverse realtà di protesta, dalla Primavera Araba al movimento Occupy, ad esempio. Quanto pensi che sia confluito, del movimento No Global in queste nuove modalità di protesta, diciamo, in queste nuove realtà? La Primavera Araba non credo ci sia un qualche legame con il movimento di Occupy Wall Street. Più che altro ci sta un'indole, è un'altra cosa. Anche se gli slogan spesso sono gli stessi, l'1% contro il 99% era uno degli slogan del movimento No Global. Insomma, molti slogan sono gli stessi, molte persone sono le stesse, però. E la situazione è totalmente cambiata. Io credo che le stesse persone che hanno manifestato è come se avessero si fossero risettate, insomma. Non è che hanno detto benissimo, finalmente è arrivato il nostro momento. No, avranno pensato adesso dobbiamo manifestare per questa cosa perché è giusto, ma non perché lo abbiamo già fatto prima, insomma. Si parla spesso, se non sempre, della responsabilità o delle forze dell'ordine oppure dei manifestanti, ma pochi, pochissimi parlano delle responsabilità politiche, di chi in quel momento prendeva le decisioni più a monte, no? Che cosa ne pensi? Penso che la responsabilità, è evidente che c'è responsabilità sul campo, ma la grande responsabilità è per coloro che stavano in cabina di comando, che in qualche modo davano un indirizzo alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine probabilmente non avrebbero mai usato una mano così pesante se non avessero avuto la copertura da parte del governo, se in qualche modo il governo gli ha detto voi fate, non vi preoccupate, le castagne al fuoco le togliamo noi in qualche modo dopo. Chiaro. Quindi che cosa non è stato ancora detto dalle autorità su quei giorni? E non è stato detto chi erano le persone che davano gli ordini e che ordini hanno dato. Non è stato detto. Non è stata fatta luce sulla vicenda Giuliani, che non è una vicenda locale, nel senso che è avvenuta a Piazza Limonda, perché nella vicenda Giuliani subito dopo la sua morte abbiamo registrazioni audio di queste cose qui, sono stati coinvolti i carabinieri fino ai massimi livelli. Tutto questo non è emerso. E quindi perché sono stati coinvolti tutta questa catena dei carabinieri e poi sono state fatte una serie di azioni di depistaggio. Quando vengono fatte queste cose, evidentemente c'è qualcos'altro oltre un semplice carabiniere che spara a un manifestante. Non è stato detto quali sono le responsabilità a livello internazionale. Chi è che spingeva i governi per fare quello che hanno fatto, gli spingeva le polizie a fare quello che hanno fatto. Sono tante cose, non so se. Perfetto. E cosa ne pensi delle sentenze che sono state emesse in merito a quello che è accaduto, specialmente sul caso Giuliani? Il caso Giuliani non è esplosa, ha fatto una sentenza, è stato archiviato il caso, quindi io penso che al di là di tutto la famiglia Giuliani merita un processo. Poi decideranno i giudici quello che vogliono. Insomma, come deve essere, ma un processo deve essere celebrato quantomeno per avere la possibilità di poter raccogliere delle prove. Poi spesso la giustizia è imperfetta perché sono degli esseri umani che giudicano e alcune volte giudicano anche con malizia, però quantomeno emergono degli elementi di prova su cui ci si può fare un'idea di quello che è accaduto. Invece non è stato fatto nulla di tutto ciò. Le altre sentenze in realtà hanno condannato solo i pesci piccoli, quando è successo e quando non sono stati poi salvati per prescrizione del reato.
Quindi in realtà è successo poco o nulla dal punto di vista giudiziario. Chiaro, parliamo un po' della costruzione effettivamente dell'inchiesta, del film, del documentario. Come avete trovato ad esempio le fonti? E in modo particolare, visto che ho letto comunque l'introduzione al film, ci sono state delle persone che si sono rifiutate dopo tutti questi anni comunque di parlare. Sì, alcune persone si sono rifiutate per paura, altre perché non vogliono più saperne del G8, altre perché non vogliono raccontare, insomma, non vogliono mettere la loro faccia perché sanno che hanno commesso delle cose che non dovevano commettere. Il Ministero dell'Interno si è rifiutato di collaborare con noi, quindi abbiamo potuto intervistare solo poliziotti sindacalisti che hanno la libertà di essere intervistati. Ma tutti gli altri non abbiamo potuto intervistarli. Paradossalmente, anche una parte cioè alcuni singoli personaggi che facevano parte del movimento ci hanno messo i bastoni tra le ruote, perché evidentemente, soprattutto quelli secondo me più vicini all'ala estrema delle tute nere, insomma dei Black Bloc, perché non siamo stati teneri nemmeno con loro. E quindi però ci hanno creato una serie di difficoltà anche nel reperimento del materiale che poi ci serviva video, audio e così via ci serviva per fare il film. Di difficoltà ne abbiamo avute veramente tantissime, anche a partire dal reperimento dei fondi che non siamo riusciti a trovare, tranne un aiuto che a un certo punto ci ha dato la Genoa Film Commission. Sono stati gli unici che in qualche modo. È stato un aiuto gigantesco, è stato molto significativo, cioè, insomma, a noi ci è stato utile, ecco, senza il quale poi non avremmo potuto finire il film. Nessun altro ci ha aiutato. Insomma, dopo, chiaramente, lavorando a questo film documentario, avete per forza avuto sott'occhio quella che era la situazione di allora e quella che è la situazione attuale. Pensi che questa visione, no? Così approfondita possa aiutarci a capire quello che sta realmente succedendo oggi? Sì, perché come ho detto, quello che accade oggi è frutto di quello che è stato deciso ed è accaduto 12 anni fa a Genova. Quindi sì, e non solo per questo, ci aiuta a capire anche tante cose che avvengono durante le manifestazioni e che difficilmente possono essere spiegate. E nessuno si mette a fare un'inchiesta su degli scontri all'interno di una qualsiasi manifestazione che si fa in Italia, mentre invece il G8 è un'occasione per farla, però i meccanismi sono sempre quelli, quindi è molto utile anche per quello che accade oggi, sì. Quindi che cosa rimane di buono e che cosa invece sarebbe da scartare, tra virgolette, di quello che è stato il G8? Da scartare praticamente tutto. Di buono, il grande coinvolgimento della gente e la nascita di un movimento che non ha avuto precedenti nella storia e nemmeno diciamo, ha avuto nemmeno si è ricreato in qualche modo. Quindi quello è sicuramente qualcosa di buono che c'è stato nel G8. Passiamo invece all'aspetto più pratico, diciamo, del film. Quando sarà possibile vederlo nelle sale? Dove sarà possibile vederlo? Per quanto tempo? Allora, da oggi esce al cinema, però non esce in realtà in tutta quanta Italia in contemporanea. In ogni città esce in date differenti. Sono città, per esempio, come Genova, in cui ci sarà una proiezione il 28 febbraio, credo, poi uscirà per 1 o 2 settimane a partire da metà marzo. La stessa cosa a Roma, uscirà 3 giorni adesso e poi uscirà più in là. A Roma, per esempio, esce domani. Il primo giorno sarà domani. A Milano, non vorrei sbagliarmi, ma credo sia il 1 marzo, il 28, insomma, o il 27 febbraio, insomma, uno di quelle date lì, il primo giorno e così via.
Quindi uscirà, da quello che so io, uscirà a Torino, a Milano, a Genova, a Firenze, a Bologna, a Roma, a Catania, a Taranto, Trento, Viterbo, e così via. Adesso non mi ricordo altre città. Chiarissimo. È singolare comunque che un documentario sia visibile, sia insomma finisca al cinema, no? Come mai avete fatto questa scelta e come effettivamente ci siete poi riusciti? Allora, noi i documentari che cerchiamo di fare, li cerchiamo sempre di fare il più cinematografici possibili, non sempre ci riusciamo ovviamente. La scelta è perché il cinema è il punto di partenza migliore per avere una buona distribuzione del documentario e poi perché è più bello vedersi un film al cinema. Ci siamo riusciti. Grazie al fatto di essere stati selezionati al Festival di Berlino l'anno scorso, insomma, visto che per quanto in Italia sia un po' meno conosciuto rispetto a Cannes e Venezia, in realtà è il più importante festival internazionale insieme a quello di Toronto del mondo. E da quel momento lì ci hanno chiamato i festival di tutto il mondo, il film è girato dappertutto. E questo ci ha aiutato anche a trovare una buona distribuzione in Italia e quindi a uscire anche in Italia. Chiarissimo. Franco, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e per la disponibilità.